No, allora, come fatto vedere nel video dell'anteprima, quest'oggi vi vado a recensire il secondo romanzo di Death Note. Allora, innanzitutto, l'edizione è qualcosa di fenomenale, perché vabbè, fascettina nella parte bassa in plastica, dopodiché sovracopertina plastificata e un disegno, speriamo di non fare tanto casino. Comunque, diciamo, sovracopertina in plastica, un disegno bellissimo quello della copertina, cioè veramente di tutto, è veramente stracurata. Questa volta gli editori, cioè la Star Comics e la Panini, veramente si sono superati. L'autore di questo romanzo è M. Il romanzo conta 190 pagine, il costo è di 16,90 euro, edito come detto dalla Planet Manga e dalla Panini Comics. Intanto, vabbè, insomma, introduzione, illustrazione di copertina. Diciamo che questo romanzo tratta gli ultimi giorni di vita di Elle. Si svolge dopo che Elle ha risolto il caso Kira, quindi si discosta un po' dalla normale fine dell'opera di Death Note, così come noi la conosciamo. In questa occasione verrà affiancato da un agente dell'FBI, Suruga, un collega di Naomi Misora, già vista nel precedente romanzo e già vista anche nella serie di Death Note. Praticamente questo è un agente Suruga, è un agente dell'FBI, infiltrato, quindi insomma manterrà l'anonimato, insomma non, si farà scoprire, cercherà di non farsi scoprire da Elle. Ed è incaricato di indagare sul Death Note ed eventualmente di cercare di recuperarlo. In questa avventura, Elle e l'agente Suruga si scontreranno con un'organizzazione, una sorta di ecoterroristi, insomma, passatemi un po' il termine, anche se sono parole grosse. Praticamente una società che ha recuperato un virus incredibilmente letale, che ha un periodo di incubazione di 2 settimane circa, che è veramente letale, cioè insomma, non so se vi siete visti il film Io sono leggenda. Diciamo che pressappoco, insomma, se volete farvi un'idea, praticamente questa organizzazione attraverso questo virus vuole sterminare gran parte della popolazione e cercare di creare un mondo migliore, più o meno quello che voleva fare Kira con il Death Note. Ovviamente ci sono dei riferimenti sia alle indagini del caso Kira, sia su Light Yagami, insomma qualche punto di riferimento, di contatto che riporta all'opera non mancherà. Diciamo che ad un certo punto si ritrovano due parti. Da una parte questa organizzazione ecoterrorista con questo virus incredibilmente letale, e dall'altra L con il Death Note e la possibilità eventualmente di far fuori tutta questa gente, insomma questa banda di ecoterroristi. E insomma, diciamo che è uno scontro tra queste due armi letali, insomma, tra il quaderno della morte più famoso al mondo e questo virus, quindi ci sarà anche una sorta di presa di coscienza, di utilizzo da parte di L del Death Note, che non vuole insomma usare con troppa leggerezza. Non posso ovviamente dire altro per non farvi troppi spoiler. Comunque posso solo dire che questo è veramente un lavorone, c'è cioè un'edizione veramente stupenda. Posso solo consigliarvi una lettura. Non lasciatevi ingannare dalla prima parte, che sembra una sorta di spy story ecologista, perché nella seconda veramente si nota l'intuito, l'arguzia, l'ingegno di L. Manca forse quella, diciamo, partita a scacchi, quell'uno contro uno che tanto ci ha fatto veramente stare sulle spine, come il confronto tra Light e Kira, questo inafferrabile assassino, oppure contro Light e Beyond Birthday, l'assassino dei serial killer di Los Angeles.
Qui diciamo sfrutta la sua intelligenza, però manca quel confronto raffinato uno contro uno a cui insomma L ci ha sempre abituato. Però detto questo, veramente merita tantissimo. L comunque non viene sminuito, le sue intuizioni, la sua intelligenza, la sua arguzia non sono veramente sminuite affatto in questo romanzo. Veramente leggetelo perché è stupendo. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao a tutti!